Investimenti, progetti e risultati, il bilancio del 2018 per la ASL. Parcheggi in Pescaia, il progetto c'è, ma i tempi sono lunghi. Per lo sport Menzana aumentano i problemi fuori dal campo, uffici al buio e rischio penalizzazione. Emma Villas, il nuovo coach è Emanuele Zanini. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV, investimenti, progetti e risultati. Oggi i vertici della ASL Toscana Sud-Est hanno presentato il resoconto del 2018. Il servizio. Sono stati presentati ad Arezzo i dati relativi all'attività della grande ASL che comprende Siena, Arezzo e Grosseto nell'ultimo anno. Un'azienda particolarmente grande e complessa, della quale fanno parte 101 comuni, di cui 39 montani e 833.634 abitanti. La più grande d'Italia, che ha raccolto la sfida dell'unificazione delle tre vecchie ASL per sperimentare un nuovo modello organizzativo che riducesse le differenze anche di salute tra le tre province. Per quanto riguarda la provincia di Siena, gli investimenti più importanti effettuati nel 2018 per le apparecchiature elettromedicali sono stati pari a 1.560.000 euro. Tavolo operatorio per lo stabilimento ospedaliero di Nottola è costato 117.000 euro, l'ecografo alta fascia per Poggibonsi 75.000 euro, la colonna laparoscopica per Poggibonsi 133.000 euro, il macchinario TAC per Abbadia San Salvatore 213.500 euro, la diagnostica radiologica per Poggibonsi 77.000 euro e la diagnostica radiologica per Nottola 152.500 euro. Per quanto riguarda le liste d'attesa, tema particolarmente sentito dai cittadini, si registra un sensibile miglioramento nell'accesso alle prime visite ed esami strumentali. Il dato evidenzia che nell'83% dei casi i tempi di disponibilità sono rispettati, ma non viene considerato ancora soddisfacente. Grazie ad un finanziamento regionale di 2 milioni di euro verranno aumentate ulteriormente le prestazioni con l'auspicio di risolvere le criticità. È in progetto la costruzione di un'area di sosta nella strada di Pescaia. I disegni ci sono, resta solo da acquisire la zona. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Gwendalina Guidarelli. È in progetto la costruzione di un'area di sosta in strada di Pescaia, vicino a Colonna San Marco e davanti a diverse attività commerciali come il supermercato. La zona dove verrebbe realizzato il parcheggio, composta da due diverse aree, ospitava prima due distributori. Il comune si sta impegnando per acquisire entrambi i terreni al fine di costruire 80 posti per le macchine, utilizzabili sia da chi ha necessità di usufruire degli esercizi commerciali, sia da chi vuole raggiungere il centro utilizzando poi il pollicino da Colonna San Marco. L'idea infatti è anche quella di costruire una corsia preferenziale degli autobus per decongestionare il traffico. Attualmente però solo in una delle due aree sono terminati i processi di bonifica e verrà infatti acquisita a breve. Per l'altra sono invece in corso delle verifiche per capire se può essere subito utilizzata come area destinata al parcheggio. Il disegno già esiste, dopo aver risolto problemi di natura burocratica resta solo inserire nel piano urbano della mobilità sostenibile, in corso di presentazione al Consiglio Comunale per dare definitivamente il via ai lavori. A proposito del parcheggio vicino alla Colonna di San Marco, abbiamo sentito l'assessore alla mobilità e ai trasporti Andrea Corzi. Il progetto prevede 80 posti macchina e una corsia preferenziale per gli autobus. Sentiamo le sue parole. La nostra volontà è quella di innanzitutto acquisire la proprietà delle due aree dei vecchi distributori della Colonna di San Marco e realizzare un'ampia area di sosta che possa essere utilizzata principalmente per gli esercizi commerciali che insistono sulla via, poi anche ovviamente si parla di un parcheggio di circa un'ottantina di posti, quindi abbastanza capiente, e possa quindi anche essere utilizzato da chi ha necessità di recarsi in centro, magari utilizzando il pollicino da Colonna San Marco, il tutto realizzando anche una corsia preferenziale per gli autobus per decongestionare lo scorrimento della parte di Pescaia, di Pescaia Bassa, quella di Colonna San Marco appunto, e deviare la carreggiata dello scorrimento veicolare dei veicoli privati in modo tale che non ci siano intoppi e finalmente possa iniziare a funzionare a pieno regime la rotonda che collega l'intersezione di
Pescaia, l'uscita del cavalcavia della tangenziale e la strada Massetana Romana. Abbiamo un'idea, abbiamo il disegno di come dovrà essere realizzato, lo inseriamo all'interno del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che è in corso di presentazione al Consiglio Comunale. Le attività che dobbiamo svolgere in questo momento sono quelle di acquisizione della proprietà dell'area su cui insiste questo progetto, quindi sono due aree di distributori, in una è terminata il processo di bonifica e quindi l'acquisiremo a breve, sull'altra devono essere fatte delle verifiche per capire se può essere convertita da subito in un'area di destinazione d'uso a parcheggio. Una volta risolti questi problemi, che sono di natura tecnica e burocratica, faremo partire i lavori. Si avvicina il Natale e anche la corsa ai regali. Più che di corsa dovremmo parlare di passeggiata, però, in quanto quest'anno più di un regalo di Natale su tre sarà acquistato online, ricorrendo a portali e siti specializzati nella vendita online, appunto come ha evidenziato il Codacons, che sta monitorando le spese natalizie delle famiglie. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i commercianti sullo shopping natalizio di quest'anno. Lo shopping natalizio sta andando bene, siamo contenti, poi ci sono molti articoli di grande successo quest'anno come Fortnite, che sono i giochi che vogliono tutti i ragazzi in questo momento, per cui siamo felici, soddisfatti, le vendite sono in linea con quelle degli altri anni. Ecco, appunto, quali sono gli articoli più richiesti? Beh, sicuramente Fortnite, qualsiasi cosa, dall'abbigliamento ai Funko, che sono queste statuine che vedete qua, ai videogiochi. E poi chiaramente a livello di proprio videogames, l'articolo di quest'anno sono la Switch, che è un po' l'articolo del momento, e la PlayStation 4, che è sempre un grande successo. Questa settimana è quella più movimentata, perché aspettano tutti all'ultimo momento, ma sta andando molto bene. Grembiulini, perché sono un po' più particolari, sono quelli cosini un pochino più particolari, gli asciugamani e bavagli per i bambini, specialmente questi che sono natalizi. Abbastanza bene, dal weekend sembra essere partita bene, insomma, ora aspettiamo i prossimi giorni, che sicuramente ci sono le arrivi delle tredicesime, gli ultimi ritardatari, eccetera, eccetera, quindi non ci possiamo lamentare. Noi i pigiami sicuramente, completino intimo, e comunque non fa mai male, sono comunque cose utili, quindi diciamo che la nostra categoria appunto si difende per quello, vendiamo comunque cose che nell'arco dell'anno si riutilizzano, va bene quasi tutto, anche il calzino, perché spesso il calzino è diventato accessorio, quindi il piccolo pensierino presentato bene, come si diceva anche prima, è carino. Sta andando abbastanza bene, c'è abbastanza flusso di gente, ora con questo freddo giacchetti, maglioni, un po' di più su quelli, ecco, cappellini, sciarpe e roba varia. Cambiamo argomento. Commemorato oggi con l'apposizione di una targa nel laboratorio di fisica dell'Istituto San Rocchi il professor Antonio Canapini, docente dell'Istituto tragicamente scomparso quest'estate durante un'immersione. Ecco le parole del dirigente scolastico Stefano Pacini. Il nostro Antonio Canapini, ingegnere e appassionato di fisica e appassionato di insegnamento, che è mancato quest'anno in servizio, noi lo vogliamo ricordare, l'abbiamo ricordato intitolandogli un laboratorio, perché era veramente una persona speciale, chi l'ha conosciuto lo sa, dietro un aspetto molto tranquillo, abbiamo scoperto conoscendolo grandi passioni, aveva tantissime attività tutte svolte in modo molto professionale, e in particolare questa professionalità l'aveva messa proprio nel lavoro fatto a scuola con i suoi ragazzi. Lui è stato il primo che ha voluto svolgere una vera attività scientifica in collaborazione con il CERN e con il centro di Erice del professor Zichichi, per fare un'analisi delle radiazioni provenienti dallo spazio con un'apparecchiatura che è qui al San Rocchi e che il professore ha contribuito a progettare e a costruire, e che poi gestiva, e che noi continueremo in questo laboratorio, che adesso ha il suo nome, a gestire, ricordandoci di questa persona davvero speciale che era il nostro Antonio Canapini.
Ci spostiamo a Monteriggioni, al via i lavori per ripristinare la frana sulla strada provinciale 119 delle Badesse. L'intervento sarà portato avanti dalla provincia su progetto definito insieme al comune di Monteriggioni. Sentiamo. Prenderanno il via i lavori per il ripristino della frana lungo la SP119 delle Badesse, verificatasi nel 2015 nel tratto fra Uopini e Badesse nel comune di Monteriggioni. L'intervento sarà portato avanti dall'amministrazione provinciale di Siena, ente competente sull'arteria, e conterà su un investimento di circa 220.000 euro, un progetto definito internamente dai tecnici della provincia di Siena con il supporto dell'amministrazione comunale di Monteriggioni. I lavori non prevedono la chiusura della strada, su cui sarà mantenuto il senso unico alternato fino al termine dell'intervento. I lavori prevedono la sistemazione della frana al chilometro 1+050 lungo la SP119 delle Badesse, insieme al ripristino del guardrail in acciaio e delle pertinenze stradali franate. La tecnica delle terre rinforzate scelta per l'intervento permetterà poi di ammornizzare l'opera con il contesto paesaggistico circostante grazie al suo intero rivestimento con tappeto erboso. Il comune di Monteriggioni e la comunità locale, afferma il sindaco Raffaella Senesi, attendono da tempo il ripristino di questa frana che ha creato disagio alla viabilità nella zona. L'auspicio è che adesso, dopo le difficoltà dovute anche alla situazione della provincia, l'intervento possa essere portato avanti nei tempi previsti. Da neo presidente della provincia Provincia di Siena, dichiara invece Silvio Franceschelli, alla guida dell'amministrazione provinciale da pochi mesi: non posso che fare il mio augurio al sindaco di Monteriggioni, ho già preso in carico la situazione delle strade e delle scuole sul territorio provinciale e credo che i tecnici si stiano impegnando al massimo, considerate le ridotte risorse a disposizione, per dare risposte effettive ed efficaci a tutti i territori. E si torna a parlare dell'alta velocità. A Chiusi si è svolto ieri un incontro operativo dove ha partecipato anche il vice sindaco Andrea Corsi. Sentiamo le sue parole. Siamo stati insieme ad altri enti locali della provincia di Siena e non solo ad incontrare i vertici delle ferrovie dello Stato che gestiscono il progetto alta velocità. Per portare avanti le istanze della comunità senese e non solo, a fronte del progetto di una fermata di alta velocità all'interno della stazione di Chiusi. Molto semplicemente abbiamo rappresentato le esigenze di Siena, che sono quelle di un collegamento ferroviario efficiente e soddisfacente con la stazione di Chiusi, in modo tale da poter avere, ovviamente coordinato con l'orario delle fermate dell'alta velocità, il collegamento con Roma rapido, senza dover ricorrere alla gomma. L'idea nostra è quella, e abbiamo chiesto con forza, di un treno veloce che da Siena arrivi a Chiusi in un tempo ragionevole, ipotizziamo 50 minuti, levando tutte le soste, le fermate intermedie, magari lasciandone una al centro del tragitto e potrebbe essere sino a Lunga, e poi appunto agganciarsi a questa futura fermata di alta velocità che potrà funzionare solo se ci sarà il coinvolgimento dell'area senese e delle capacità che Siena ha di attrarre persone e garantire traffico di pendolari e di passeggeri all'interno delle vetture alta velocità. Altrimenti il rischio, secondo noi, concreto è quello che se non c'è un collegamento con Siena, la fermata alta velocità di Chiusi vedrà ben presto, come vedremo probabilmente presto la nascita, vedrà ben presto la fine, perché senza Siena non potrà avere quel peso, quella capacità di generare passeggeri che Trenitalia chiede quando istituisce una fermata su quel tipo di treni. L'italiano non è solo lingua studiata e insegnata in tutto il mondo, ma sempre più certificata secondo standard internazionali. A questo tema l'Università per Stranieri di Siena sta dedicando un convegno di studio che festeggia i 25 anni della certificazione di italiano come lingua straniera. Sentiamo le parole del rettore Pietro Cataldi e del fondatore della CLS Massimo Vedovelli. Quest'anno è il 25ennale della fondazione di uno dei centri importanti di punta del nostro Ateneo, che è il Centro per la Certificazione della Lingua Italiana. Certificare una lingua vuol dire nel mondo andare incontro alla richiesta da parte di tantissimi di testimoniare in modo autorevole
la conoscenza, la competenza specifica rivolta a uno specifico obiettivo nella nostra lingua. Noi abbiamo ogni anno quasi 10.000 mesi presenza di studenti interessati all'italiano. Alcuni restano qui soltanto 2 o 3 settimane l'estate, altri, soprattutto provenienti dalla Cina, restano qui quasi un anno. Si tratta di presenze comunque da tutti i paesi del mondo, si può dire, perché sono oltre 100 i paesi rappresentati. L'Italia fino all'inizio degli anni 90 non aveva certificazioni. Noi siamo stati insieme all'Università per Stranieri di Perugia e all'Università di Roma III e poi anche alla Società Dante Alighieri tra i, come dire, fondatori di questa impresa della certificazione, che ha avuto un successo e sta avendo un successo davvero sempre più crescente. L'indagine chiamata Italiano 2000 certificò, mi permetta l'uso di questa parola, che l'italiano allora era la 4ª o 5ª lingua più studiata del mondo come lingua straniera, però attenzione, lo è sempre stata, cioè gli stranieri delle classi dirigenti dei secoli passati, le lingue che studiavano erano italiano, spagnolo, francese, inglese e tedesco. Invece recentemente, dopo la crisi economica del 2008-2009, la gente studia un po' meno le lingue, si concentra sempre più sull'inglese. Quindi l'inglese diventa la lingua davvero egemone. Le altre lingue soffrono e soffre anche l'italiano in tanti paesi. In altri paesi invece è un'espansione fortissima, in India, in Cina, in Vietnam. Il premio Mangia 2018 e nome di spicco di Medici Senza Frontiere, Tommaso Fabbri, intervistato durante la scorsa puntata di sabato, ha parlato della politica attuale e delle conseguenze per le organizzazioni non governative. Sentiamo. Come si fa a lavorare in questo clima? È difficile, è molto difficile perché praticamente non ci stanno facendo più lavorare. Cioè, quello che è successo nell'ultimo anno è qualcosa che io, 15 anni che lavoro nel settore umanitario, non ho veramente mai visto. Mettere qualsiasi tipo di accuse a chi lavora nel Mediterraneo, non solo a Medici Senza Frontiere, ripeto, a tutte le organizzazioni che hanno provato a lavorare là, e bloccarle o per ragioni legali o amministrative, ogni nave, penso tutti ci avete fatto caso, è scomparsa dal Mediterraneo. Ora, che un'organizzazione come Medici Senza Frontiere, oggi come oggi, diventi, dopo più di 40 anni di lavoro costante in tutti i posti del mondo, un possibile criminale, dovrebbe cercare di far capire che ci sono degli approcci veramente pericolosi di leader del mondo che per politiche interne e per salvaguardare qualche voto, anche molti, stanno distruggendo non solo le organizzazioni e soprattutto i migranti, che hanno sempre meno diritti di tutti i tipi e accesso ai bisogni primari, ma stanno scardinando, stanno distruggendo tutti i valori solidari che sono dentro ognuno di noi. Se si fa una cosa del genere, si rischia veramente nel medio e lungo periodo dei clash, degli scontri sociali molto importanti. Ci spostiamo in Valdelsa, obbligo di firma dai carabinieri di Poggibonsi per l'uomo di 34 anni che aveva molestato una minorenne lo scorso sabato sera. Filippo Tecce. Sta facendo molto discutere a Poggibonsi il caso del 34enne che sabato sera ha aggredito verbalmente e mostrato i genitali ad una ragazza minorenne in compagnia di 3 amici coetanei. Adesso l'uomo è sostanzialmente a piede libero, pur avendo l'obbligo di firma dei carabinieri. Una misura che preoccupa, non soltanto per l'episodio di sabato sera in via Montemaggio, ma anche per altri avuti in passato di cui comunque sono a conoscenza le forze dell'ordine. Erano circa le 20 quando lo scorso sabato il 34enne si è avvicinato ad un gruppo di 4 minorenni chiedendo loro una sigaretta. Alla risposta negativa, prima il soggetto ha iniziato ad aggredire i ragazzi verbalmente e dopo alla ragazzina ha mostrato le parti intime. Sono stati momenti di spavento. Sul posto sono giunti i carabinieri di Poggibonsi, in borghese, che non hanno avuto vita facile visto il comportamento del 34enne che non voleva dare le proprie generalità. L'uomo ha anche tirato fuori una bottiglia, complicando l'azione dei militari che comunque riusciranno ad arrestarlo. Il 34enne è molto conosciuto a Poggibonsi, sia tra i cittadini che dalle forze dell'ordine. Il fatto che il 34enne sia a piede libero, pur con l'obbligo di firma dai carabinieri, sta facendo molto discutere i poggibonsesi.
Ci spostiamo a Poggibonsi, dove il Lions Club Valdelsa ha donato un mezzo di trasporto alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa. Sarà utilizzato per i servizi ai disabili e agli anziani. Sentiamo. Bel gesto del Lions Club Valdelsa, che dona un nuovo mezzo di trasporto alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa. Una Fiat Cubo che sarà utilizzata in modo particolare per svolgere servizi nei confronti di anziani e disabili. La consegna ufficiale è avvenuta all'HB di Poggibonsi. Un'azione concreta nei confronti del nostro territorio, l'ha definita il presidente del Lions Club Valdelsa Roberto Bonini. Un gesto ovviamente apprezzato anche da Andrea Di Lillo della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa. Un mezzo utile a facilitare i collegamenti e gli spostamenti delle persone più fragili e vulnerabili, spiega Di Lillo. Allora, il Lions Club Valdelsa dona questa sua vettura alla Fondazione Territori Sociali per destinarla al servizio d'assistenza domiciliare per gli anziani e per i disabili. È nella mission del Lions International aiutare le persone in difficoltà e quest'anno il nostro club ha individuato questa modalità di acquistare un'autovettura con determinate caratteristiche che possa essere d'aiuto a queste persone. Il ringraziamento a loro per aver colto questo bisogno, al Lions Club, al suo presidente Roberto Bonini, questo bisogno è di tutta la Valdelsa, e anche per tenere alta l'attenzione sulla necessità di questa comunità di investire risorse importanti sul complesso dei servizi sociali, sociosanitari e socioassistenziali che funzionano, gli indicatori che produce annualmente l'Università di Pisa collocano questa zona al secondo posto in Toscana fra i distretti sociosanitari. Ci spostiamo adesso al sud della provincia e più precisamente sulla Miata, dove sono caduti circa 15 centimetri di neve. Da sabato finalmente apriranno anche gli impianti sciistici. Lorenzo Agnelli. Weekend gelido in tutta la provincia di Siena e sulla Miata è tornata la neve, che è caduta dal cielo e aiutata dall'integrazione di quell'artificiale dei cannoni. In vetta la coltre ha raggiunto i 15 cm di altezza e già nel weekend non sono mancati i desiderosi dello sci e gli amanti della neve. Nonostante gli impianti di risalita fossero chiusi, c'è stata una buona affluenza, un fai da te che suona come un ottimo preludio alla stagione sciistica che sta per aprire. L'obiettivo infatti è quello di aprire già da questo sabato, almeno in vetta. Condizioni climatiche che a pochi giorni dall'inizio delle festività natalizie animano anche le prenotazioni, dice il presidente dell'Associazione Albergatori della Vetta, Daniele Coppi, che con l'arrivo della neve aumentano ovviamente anche le prenotazioni. Prenotazioni che già erano state fissate da tempo, ma con l'arrivo della neve e con l'entrata in vigore dell'impianto di innevamento artificiale c'è un impulso diverso e un maggiore interesse. Le premesse sono buone, ma illudersi sarebbe un errore, perché sulla Miata il tempo fa spesso le bizze, lo dimostrano infatti i dati climatici di questi giorni, che da meno 9 nel volgere di poche ore la colonnina del termometro è risalita fino a quasi gli 0 gradi centigradi. Un'altalena che ha condizionato il lavoro dei cannoni con la bassa temperatura hanno funzionato e sparato, quando è alzata la neve è iniziata a cadere dal cielo. Mezzi sparti neve all'opera, entrati in azione per liberare le strade e i parcheggi. Adesso gli amanti dello sci e dello snowboard tengono gli occhi puntati al meteo, sperando che adesso le temperature non tornino a salire troppo o che magari una nuova perturbazione nevosa interessi la zona, così da poter favorire l'innevamento artificiale e soprattutto l'apertura degli impianti. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La Robur si rilancia in classifica con i 3 punti conquistati sul campo della capolista carrarese, raggiungendo la Virtus Entella a quota 24. Sentiamo le parole nel post partita di Pietro Cianci, l'autore del gol vittoria di domenica. Abbiamo avuto una buona reazione dopo il pareggio della carrarese. Siamo stati bravi a trovare subito il 2-1, quindi una grande prova di squadra. I cambi di certo non li decido io. Tenevo opportuno il mister che toglieva Ramo, l'ho messa a me. Di solito, come dici tu, altre volte toglieva Ettore e niente. Il mister ad accettare, diciamo, il cambio e siamo tutti contenti. È un bel momento, dai, sono contento soprattutto per la squadra. Speriamo di continuare così e di cercare che ogni volta che vengo chiamato in causa di dare sempre il mio contributo. Anche oggi lo dedico sempre a mia figlia che nascerà a breve,
e sono contento. Dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, perché questo è un campionato difficilissimo e l'abbiamo visto quando abbiamo giocato ad Arzachena, che nonostante fosse nelle ultime posizioni abbiamo perso. Dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare su questa strada. E adesso il basket per la Menzana Basket 1871, nuovi problemi anche fuori dal campo. Esiste il forte timore di nuove penalizzazioni. Il servizio. Il periodo natalizio si prospetta particolarmente difficile per la Menzana Basket 1871 e le maggiori preoccupazioni vengono dalla situazione economica della società più che dal campo, nonostante la brutta sconfitta di domenica scorsa a Capo d'Orlando. Il Consiglio federale dello scorso 6 dicembre, a fronte dei 5 lodi esecutivi non onorati, ha dichiarato morosa la società e questo comporta, se non sanata entro il 10 gennaio, la penalizzazione di un punto per ogni lodo. Ma il rischio più immediato viene proprio da uno dei 5 lodi aperti nei confronti della Menzana Basket 1871. Pare infatti che, al contrario di quanto dichiarato da Macchi in conferenza stampa lo scorso 26 novembre, al momento non sia stata risolta la situazione con il procuratore De Simonovic. La Lega Pallacanestro ha richiesto l'escussione della fideiussione per 25.000 euro, con PEC inviata lo scorso 19 novembre alla banca, che può prendersi 30 giorni di tempo per procedere al pagamento. La scadenza è quindi domani, 19 dicembre. Se l'escussione avviene, la società deve reintegrare in tempi brevi la fideiussione, riversando 25.000 euro. In caso contrario, la Menzana incorrerebbe in ulteriori 2 punti di penalizzazione nella classifica attuale, che andrebbero a sommarsi ai 3 già in essere. Si arriverebbe quindi ad un totale di 5 punti di penalizzazione e da questo punto, a rendere la situazione davvero delicata, è il regolamento di giustizia sportiva. L'articolo 52, al comma 7, è perentorio. L'affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i 7 punti di penalizzazione, a seguito di sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa dal campionato. Con altri 4 lodi in essere, il rischio non è infondato, anche perché la Menzana adesso si trova a far fronte pure ad altre richieste economiche, come pagamenti arretrati relativi all'utilizzo delle strutture. Oggi gli uffici della società avevano addirittura la corrente elettrica staccata. E adesso il volley, il nuovo coach della Emma Villas Siena sarà Emanuele Zanini. La società aveva annunciato ieri l'esonero di coach Cichello. Il servizio di Simona Sassetti. Lombardo, nato nel 1965, il nuovo coach seniese prende in carico una situazione complessa. Il team bianco-blu, dopo la sconfitta casalinga con Monza, è da un punto della terz'ultima Sora, ma con una partita in più. L'anticipo di campionato contro Vibo. Coach Emanuele Zanini ha incontrato la squadra per programmare gli allenamenti di questa settimana che condurranno la Emma Villas Siena all'ultimo match a chiusura della prima parte di campionato. Domenica 23 i ragazzi saranno infatti impegnati a Ravenna per l'ultima trasferta del girone di andata. Il debutto come primo allenatore è proprio sulla panchina di Montichiari, passa successivamente a Torri Ferrara e nella Ipo Tirol Innsbruck che conduce. E alla Ipo Tirol Innsbruck che conduce la vittoria del campionato e della Coppa d'Austria nel 2005. In Italia torna per la massima serie con Santa Croce nel 2005-2006 e Perugia nell'anno successivo, per poi scendere in A2 con Verona che porta la vittoria della Coppa Italia. Dal 2007 inizia la sua esperienza con la Slovacchia, di cui diventa coach della nazionale maggiore maschile, e con essa fino al 2011 vince 2 European League e uno storico 5° posto agli europei del 2011. A dimostrazione della sua popolarità, nel 2010-2011 viene votato come miglior allenatore del paese tramite un sondaggio annuale promosso dalla Federazione di Pallavolo Slovacca. Sostituisce poi Andrea Giani alla guida di Modena e poi le esperienze con la luigibacchi.it San Giustino e con Acqua Paradiso Monza Brianza. La sua carriera riprende poi all'estero con la Volley Team Unicef Bratislava, una formazione francese, la nazionale turca e una formazione in Polonia. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora tra pochissimo l'appuntamento sarà con Roburopoli, con Dario Di Prisco, a seguire la replica del nostro TG, mentre alle 22.50 vi proporremo la gara tra Vismederi Costone e Fucecchio. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.